Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Massimiliano e voi siete su SubH2O. Prima di iniziare questo video vi invito a mettere un bel mi piace nella pagina Facebook dove siamo sempre molto attivi e dove pubblichiamo tantissime informazioni veramente interessanti. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. Detto questo, iniziamo subito. Oggi un'altra puntata della rubrica Passione Documentari. Come sapete, io ho diverse passioni e una delle passioni che mi accompagna da quando sono bambino è appunto vedere dei documentari che possono in qualche maniera ampliare le mie conoscenze. Infatti, sebbene questo canale nasce principalmente per raccontarvi come mi approccio alla subacquea, voglio anche lasciare uno spazio, un piccolo spazio, anche per le mie passioni e per condividerle con voi. Nello specifico, in questa rubrica Passione Documentari, appunto, io vi consiglierò dei documentari che ho visto e che reputo interessanti, sia dal punto di vista, ad esempio, scientifico, per quanto riguarda le conoscenze che ognuno di noi può ampliare, ma anche per dare qualche spunto in più. Questo documentario, nello specifico, non ha nulla a che vedere, come era successo nel primo episodio, con la subacquea. Però, secondo me, si pone delle domande che potrebbero essere veramente interessanti. Il programma in realtà è una trasmissione che è andata in onda su Rai 3 divisa in 8 puntate e che è visionabile come nel precedente episodio su Replay praticamente gratuitamente. Bisogna infatti registrarsi al sito della Rai, appunto vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione, ed è possibile, come dicevo prima, vederlo in streaming. Vi lascio anche il link qui sotto in descrizione dell'Amazon Fire Stick, che è il dispositivo che utilizzo io per vedere questo documentario in TV. Credo sia veramente molto valido ad un prezzo più che vantaggioso. Ma aperta questa piccola parentesi, continuiamo. La trasmissione si chiama Sapiens, un altro pianeta. Ho detto una trasmissione perché effettivamente è questo, ed è condotta da Mario Tozzi. Mario Tozzi è un geologo che magari tanti di noi abbiamo già visto in TV, che è anche un ricercatore CNR a Roma, con alle spalle moltissimi anni di televisione. Personalmente io lo ricordo per la trasmissione Geo and Geo, che va in onda su Rai 3 più o meno nel primo pomeriggio. Come dicevo, le puntate sono 8 e hanno tutti come minimo comune denominatore quello di sviluppare alcuni quesiti che secondo me non sono per nulla banali e di cercare di dare delle risposte dal punto di vista scientifico. È strutturato in una sorta di conferenza, diciamo così, ma questa è accompagnata anche da reportage in esterna in luoghi veramente belli che sono inerenti con l'argomento trattato. Gli argomenti spaziano dall'astronomia alla biologia, passando anche dalla geologia, quindi sicuramente tanti di voi potrebbero trovarlo veramente interessante. Non mancano dei richiami all'antropologia e anche a alcuni argomenti di attualità che riguardano l'interazione uomo e natura. Io non voglio più spoilerarvi altro, non voglio aggiungere altro, vi invito però a guardarlo e soprattutto vi invito a guardare la seconda puntata. La seconda puntata si intitola Il grande passo in avanti e parla della nostra specie, quella dell'Homo sapiens. Infatti, finalmente in un documentario viene trattato l'uomo al pari di tutti gli altri esseri viventi, per cui non viene elevato ad una creatura superiore perché pensante, ma viene trattato per quello che è, un animale come tutti gli altri. Non voglio più aggiungere altro, appunto, però vi invito a guardarla anche perché potrebbe darvi degli spunti interessanti. Sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate dopo averla vista. Detto questo, io vi invito a iscrivervi al canale se reputate interessante quello che faccio, mettere un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e di seguirmi sulla pagina Facebook dove sono sempre molto attivo e anche sul mio profilo Instagram. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!